Amo, è arrivato il momento. Chromazon Dishi Glam. Ne ho sentite di ogni su questa collezione, ma adesso la proviamo. In realtà io l'ho già provata, o meglio, ho provato un prodotto, ovvero questo qua, e invece l'ho trovato bene. Però vediamo gli altri come so. La collezione è composta da 3 matite cromatiche e 3 ombretti liquidi cromatici. Questi prodotti sono molto particolari. Quando che tu metti sti prodotti, poi dopo l'occhio non lo devi muovere, perché altrimenti si sposta. Si sposta, fa le crepe, fa schifo, finché non si asciuga. Quando poi si asciuga te poi muove. Cioè questa è la teoria, speriamo che nella pratica funzioni. Comincerei con una bella base nera sull'occhio per far uscire tutto quanto il colore cromatico di questi prodotti. Sfumiamo per evitare l'effetto panda. Questa matita super sfumabile è la Cupid's Arrow di Nabla. Ora che ho creato questa base oscena, è arrivato il loro momento. Io direi di utilizzare questo e questo come principali e questo qua all'interno dell'occhio. Eccolo qua, cominciamo. Ricordavo se di non muovere la palpebra. Madonna, raga, che bello. Ok, l'ho applicato, adesso aspettiamo in questa esatta posizione dell'occhio, se no me se crepa tutto. Mettiamo questo di qua. Olè. Anche qua aspettiamo che si asciughi. Infine mettiamo lui. Olè. Per quanto riguarda le matite utilizziamo queste due. Questo è l'effetto con la luce sparata. Per me, raga, è un no. È un no, guardate quante crepe, nonostante io sia stato attento. A mio parere non è un prodotto che va utilizzato su tutta la palpebra. È ottimo da mettere all'interno dell'occhio, leggermente sfumato verso l'esterno, come ho fatto l'altra sera quando ho utilizzato questo qua e non ho avuto problemi per tutta la sera. Però, cioè, vi faccio vedere meglio. Raga, è proprio pieno di crepe. Capito, amica? Così no. Tra l'altro posso dire che su tutta la palpebra mi bruciano gli occhi. Diciamolo! Piccolo aggiornamento al volo perché sto andando in palestra. Mi sono appena struccato e gli occhi mi fanno molto male. Cioè, proprio la riga infracigliare di entrambi gli occhi mi brucia. Quindi, se avete gli occhi sensibili, ma anche se non ce li avete, evitate di comprare questi prodotti. Dimmi che ne pensi, corro a struccarmi, seguimi su IG.